Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, all'interno della Sala San Francesco. Qui è stato un grande luogo di incontri, tante persone che giungevano da varie parti del mondo. Con il libro di Padre Marcellino Iasenzaniro, Profilo di un Santo, il volume numero 1. È un racconto che arriva direttamente dalle memorie di Padre Pellegrino Funicelli. Padre Pellegrino è stato l'assistente di Padre Pio fino agli ultimi istanti della sua vita. Padre Pellegrino scrive, si parla appunto di questo grande desiderio di Padre Pio di servire la Chiesa fino all'ultimo, ma qui Padre Marcellino scrive fino all'eroismo. E Padre Pellegrino che scrive, avevo sentito dire che più di una volta Padre Pio aveva offerto la propria vita a Dio per la Chiesa. Un giorno lo interrogai al riguardo ed ebbi la seguente risposta: le mie cose personali non ti riguardano. Allora, come ferito, divenni cattivo e dissi espressioni e parole amare nei confronti della Chiesa. Smisi quando lo vidi impallidire, quasi inorridire dalle mie bestialità. Appena riuscì a parlare, non mi espulse dalla cella e nel tentativo di calmarmi disse: figlio mio, ma vuoi capire o no che noi alla scuola di Gesù Eucaristia non possiamo fare diversamente? Anzi, racconta ancora Padre Marcellino attraverso i testi di Padre Pellegrino Funicelli, usando le parole di Padre Pio, io non trovo pace se non rinnovo giorno per giorno l'offerta di ogni cosa e di tutto me stesso a Dio e alla Chiesa. E visto che non ero stato cacciato, allora Padre Pellegrino che scrive, continuai, sì, lei offra quello che vuole, tanto il Padre Eterno sa quello che deve fare. E ancora Padre Pio ribatté, sì, il Padre Eterno sa quello che deve fare ed io, in nome di Dio, ti dico che tu ti dannerai se non ti sforzerai giorno per giorno di diventare come Gesù, cibo e bevanda per la Chiesa. Ma queste sono esagerazioni, disse Padre Pellegrino, sono pazzie vere e proprie. E poi che se ne fa di noi la Chiesa? Racconta ancora Padre Pellegrino. Che la Chiesa, rispose Padre Pio, non sappia cosa farsene di noi, è vero. Vediamo tanto poco quanto niente, però queste offerte non sono pazzie, ma veri e propri doveri per noi cristiani. Una notte d'estate, mentre lo spiavo in veranda, racconta Padre Pellegrino, sentii questa sua accorata preghiera. Signore, ma perché mi hai acceso nel cuore questa insaziabile sete di offrirmi se poi non mi prendi? Prendimi, Gesù, accetta la mia offerta totale per te e per la tua Chiesa.